Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi appuntamento con la nuova promo, in particolare la settimana numero 2 del Rule Breaker. Infatti esce la seconda squadra di questo tipo di giocatori che ci farà compagnia quindi fino a venerdì prossimo. Settimana scorsa non avete avuto l'analisi, mi faccio perdonare oggi. Andiamo subito a vedere il primo giocatore. Stiamo parlando di Franck Ribéry, che tra l'altro oggi ha annunciato il suo addio al calcio, quindi ci potremmo anche aspettare una carta Endovenera, che comunque è già presa ai tempi dell'addio al Bayern Monaco, e carta versione Rule Breaker overall 90 per lui, un più 22 di velocità, più 16 di tiro, più 8 di dribbling, più 7 di difesa, più 15 di fisico, però un meno 2 di passaggio. Un giocatore di 1,70 m, 5,5 ovviamente tanta roba. Quello che però mi lascia alquanto perplesso è il fatto che il buon Ribéry abbia 76 di agilità e 78 di equilibrio, nonostante appunto sia un piccoletto e abbia anche poca forza. Quindi questo mi spaventa non poco in ottica girare questo Ribéry, che però tuttavia si candida a essere uno dei migliori giocatori di questo team e anche uno dei migliori giocatori per una Serie A. Penso che si andrà ad assestare sui 3-400, da provare il buon Franco. Eccolo qua, il capitano Sergio Ramos è il secondo, lo aspettavamo tutti, carta clamorosa per lui, 1,84 m, 3-3, body type classico unico per Sergio Ramos. Abbiamo addirittura un più 18 di accelerazione, un più 20 di velocità scatto. Abbiamo poi un meno 4 di tiro, un più 3 di passaggio, 4 dribbling, più 6 di difesa e più 7 di fisico. Ovviamente stile di corsa lengthy per questo Sergio Ramos, che però onestamente non ha un grossissimo senso, perché sapete che lo lengthy va a premiare la velocità scatto piuttosto che l'accelerazione, e invece questo Ramos ha più accelerazione, quindi mi lascia un po' così e così, visto che comunque 1,84 non è che 2 metri e c'ha questa grande corsa prolungata. Non lo so, da vedere, però me l'aspettavo un pochino meglio Sergiolino, sapevo che non avrebbero invertito questo rapporto. Poi per carità, il resto delle statistiche tanta roba, in particolare tutte quelle difensive, anche 92 di aggressività, però vi dicevo, non so, questo rischia di essere il giocatore che vorrebbe, ma non può. Thiago Alcantara, altra carta veramente incredibile, 5 di skill e 3 di piede debole per lui, più 24 di velocità, più 12 di tiro, più 2 di passaggio, meno 3 di dribbling, più 3 di difesa e più 4 di fisico. Questo in mezzo al campo, peccato per il normale come work rate, però è un signor giocatore perché è rapido, ha degli ottimi passaggi, ha anche un bel tiro, agile, pecca leggermente sulle stats difensive, però con l'82 di aggressività gli dà una gran mano in tal senso. Interessante il buon Thiago. Altra carta molto caruccia è quella di Kai Havertz, che rispetto alla versione IF 86 prende più 5 velocità, più 4 tiro, meno 4 passaggio, più 3 dribbling, più 2 fisico e più 15 di fisico. Quindi in questo caso è un 4-4 di 1,89 m, discretamente veloce, e prende anche lengthy, che non è per nulla da sottovalutare. Ottimo tiro, buoni passaggi, discretamente agile, anche se con 89 di forza il body type suo non è che lo andate a girare chissà quanto, quindi occhio a queste stats un po' fuorvianti. Difensivamente un po' così e così, però questo anche qua in una 3 centrocampo potrebbe tranquillamente trovare il suo posto, visto che è grosso, è ingombrante, è tecnico, secondo me lì andrebbe molto bene. Dimitri Payet, 87, rispetto alla carta 82 prende più 17 di velocità, più 8 di tiro, meno 3 di passaggio, più 3 di dribbling, più 4 di difesa e più 13 di fisico. Anche lui è 4-4, diventa lengthy, ma è 1,75 m con più accelerazione, quindi poco cambia. In questo caso abbiamo un giocatore con un body type stocky, quindi di quelli panzuti, e non lo girate mai, anche con l'89 di forza lasciate proprio perdere. Per carità, poi buone stats di tiro, passaggio mediocre, onestamente questo Payet non è che ce lo vedo molto bene all'interno delle nostre squadre al momento. Cosa che invece non mi sento di dire per questo Smith Rowe, che c'è una gran bella carta. È un giocatore di 1,82 m, body type average, quindi anche qua un po' di difficoltà nello girarlo. Più 10 di velocità, più 14 di tiro, più 6 di passaggio, più 5 di difesa, più 5 di dribbling, meno 4 di difesa e più 15 di fisico. Rapido e rapido, discreto tiro, buon passaggio corto, anche per lui non è che abbiamo queste grandi stazze di agilità. Forza 76, aggressività 65, anche per lui probabilmente un ruolo più da terzo di centrocampo che da esterno o da ruoli offensivi, per via del fatto che non lo girate manco per sbaglio, 80 di equilibrio, e non è che ha questi grandi tiri o grandi passaggi per stare lì davanti.
Questo invece è l'incubo, l'incubo di tutti i fantallenatori, perché è tornato Sissoko e rispetto alla carta 77 prende più 12 di velocità, meno 2 di tiro, più 7 passaggio, più 11 dribbling, più 9 difesa e più 2 di fisico. Anche per lui mi vado a immaginare un gigantissimo Lengti, giocatore di 1,87 m che ha 88 di velocità scatto e quindi sì che andiamo a sentire il Lengti di qua. Ottimi passaggi, difatti la forza qua è 93, l'agilità è 73, quindi già così a Lengti gli potete mettere anche tranquillamente un'ombra. Ottime stats difensive, ma aspettavo qualcosina in più per quanto riguarda l'aggressività, però 93 di forza, 87 di aggressività, questo lo collocano sicuramente nell'Olimpo dei migliori mediani attualmente in giro e questo qua sicuramente sarà da provare e lo vedremo tantissimo nelle squadre dei giocatori di foot. Poi è uscito sto De Jong che è obiettivo, quindi io ve lo dico sempre, le carte obiettivo tanto vale, perdete tempo e sbloccatevele, perché per carità di Dio è inutilizzabile questo coso, perché ha 3 di skill e 5 di piede debole, nonostante sia un Cristo di 1,88 con Lengti, onestamente più che sbloccarlo e magari buttarlo in un SBC o provarlo per ridere, non è che ci trovo una collocazione differente. Poi abbiamo Ivan Little Toney, 3 di skill e 4 di piede debole, 1,87 m per lui. Anche in questo caso abbiamo un giocatore abbastanza veloce, con un tiro che non è manco chissà che, dei passaggi che non sono fenomenali, un'agilità non eccelsa, penalizzata anche dall'82 di forza. Onestamente il buon Toney non è che ce lo vedo bene in una squadra attualmente con tutta la concorrenza che c'è. Giocatore invece interessante è il buon Lacroix, che anche quest'anno si becca una versione speciale. Rispetto alla carta 77 riceve un depotenziamento di velocità, meno 4, però poi ha più 3 di passaggio, più 15 di passaggio, più 3 di tiro, più 2 di dribbling, 7 difesa e 7 fisico. Per carità, è rapido, è lengthy, ha anche un discreto passaggio, devo dire. Per quanto riguarda il reaction 80, vuol dire che con l'L2 reagisce bene ai micromovimenti. Statistiche difensive da top, 89 di forza, 82 di aggressività. Giocatore che le stats ce le ha, si può tranquillamente pensare di provare lui. Body type anche average, ho un po' paura che possa magari far fatica contro i difensori un po' più fisici, considerato l'82 di aggressività. Però sicuramente la cosa che ci piace di questo Lacroix è il fatto che sia lengthy, che ormai abbiamo imparato a conoscere. Thomas Meunier, terzino destro, anche per lui la carta rule breaker, riceve più 15 di velocità, meno 3 di tiro, 8 passaggio, 8 dribbling, 9 difesa e 3 di fisico. È un 3-4, per lui abbiamo anche la possibilità di avere Lengthy, 1,91 m, veloce, buoni passaggi, ottime le stats difensive. Questo oltre ad essere un ottimo terzino può tranquillamente essere spostato in game a centrocampo o come terzo in una difesa 5 centralmente, perché ha veramente tutto quello che serve per poter dominare sia in velocità che fisicamente gli avversari. Altra cartuccia interessante è questa di Ezequiel Avilà, 3 di skill, 5 di piede debole, 1,72 m di giocatore, che però ha un body type ambiguo, 82 di forza, 75 di agilità, un buon tiro, passaggi rivedibili e onestamente lo guardi, dici 84, poi vedi le skill, dici 3 e il piede debole 5, già storci un po' il naso. Poi vai anche a capire che questo è uno di quei giocatori che non lo giri manco per sbaglio e allora ti finisci di deprimere. E quindi lo manderei a rigiocare, perché onestamente, considerato che è pure argentino della Liga, e va bene che non è che girano tutti questi giocatori argentini, della Liga sì, ma manco troppi, Next è il classico che trovi nei pacchetti e non sai mai dove lo devi buttare. Ultimo giocatore che invece abbiamo è il buon Estupiñán, terzino sinistro in un gioco dove terzini sinistri ce ne sono pochi, soprattutto in Premier League. Lui è una bella novità, perché anche per Estupiñán mi sa che abbiamo la possibilità di farlo diventare lengthy. 1,75 m, 88 di velocità scatto, 88 di passaggio corto, discrete stats di agilità, ottime stats difensive, anche se pecca un po' nella mentalità difensiva rendendolo un po' meno automatico rispetto ad altri, e pecca un po' in aggressività, però forza 83 riequilibra un po' la situazione. Per quello che costa, secondo me, come terzino chip lui ci sta benissimo. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori. Secondo me il team 1 era meglio, forse qui avremo qualche giocatore che costerà di più rispetto al top che era Ronaldo dello scorso, però manca la stella e manca probabilmente anche il top player poi a livello di rendimento. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, sono Daniele Liberoschi, ciao!